E allora stasera, a conclusione dei festeggiamenti di San Gerolamo, diciamo che in effetti noi andiamo a concludere una estate. Un'estate che è stata molto intensa sul territorio comunale a Parghelia, e quindi non potevamo in effetti dare questo nostro contributo alla comunità di Fiteli a festeggiare San Gerolamo. Voglio dire, lo abbiamo fatto con amore e con passione, perché riteniamo che in effetti all'interno di questa comunità noi ci dobbiamo stare e li dobbiamo aiutare questa comunità, ma la comunità di Parghelia, quindi io intendo comunità parghelese inclusa Fiteli, quindi io non intendo fare questa divisione tra Parghelia e Fiteli, è un'unica comunità dislocata in due punti diversi del territorio. Ci siamo impegnati, e io voglio ringraziare prima di tutto, voglio ringraziare la Proloco, voglio ringraziare Cristina Anello, che veramente ha assunto l'impegno spronata di portare a compimento questo percorso, la serata di stasera, i festeggiamenti di questi due giorni, ma in effetti l'estate che già sta finendo. Abbiamo in programma, assieme alla Proloco, anche di andare oltre, di andare anche nei mesi prossimi a rallegrare a rimanere in mezzo alla comunità, ricordando tradizioni e ricordando feste del passato. Quindi il nostro impegno non è mancato, non mancherà, non manca l'impegno in direzione del supporto a festeggiare, ma non manca l'impegno verso i problemi di diversa natura di questa comunità. Noi ci stiamo lavorando parecchio per esempio portare avanti la questione del dissesto idrogeologico di una strada provinciale che è chiusa da almeno 15 anni. Stiamo lavorando, l'abbiamo inclusa questa parte di territorio l'abbiamo inclusa in un progetto dei borghi che, se finanziato interamente, interverremo in modo veramente innovativo su questo borgo. Abbiamo in mente altri progetti, abbiamo in mente di aiutare veramente questo popolo, questa comunità, questo borgo a superare le difficoltà, che sono un pochino le difficoltà di tutti, però i piccoli centri fatti prevalentemente di anziani sono centri che, se non aiutati a risollevarsi, a resistere alle problematiche, ai problemi che ci sono, rischiano la dispersione la chiusura di questi piccoli borghi e paesi.